un'esperienza che ormai si ripete da 4 anni per la gioia di questi ospiti dell'ospedale. Sì, sono già 4 anni che partecipiamo con gioia a questa iniziativa. Ringraziamo la UIL, il segretario della UIL Tomaino, Fabio Tomaino, per l'invito, lo rinnova già da diverso tempo. Siamo felici di partecipare, oggi portiamo qualche giocattolo, qualche dono per questi bambini che sono lontani dalle proprie famiglie, quindi speriamo di portare un po' di spensieratezza e di allegria, augurandogli anche di ritornare presto nelle proprie case. È un'iniziativa dei Vigili del Fuoco, di questo corpo che non si occupa solo di sicurezza dei cittadini, di prevenzione, anche di assistenza durante dei casi allarmanti, ma anche di prossimità verso la cittadinanza. Sì, il nostro compito istituzionale è fare soccorso pubblico. Lo facciamo a 360 gradi, sia con iniziative benefiche sia con il soccorso. Quindi è idea comune ormai che noi Vigili del Fuoco siamo pronti e disponibili per aiutare in qualsiasi situazione. È diventata idea comune anche nei bambini, che siamo degli eroi che aiutano e soccorrono le persone in difficoltà. Siamo ambasciatori anche dell'UNICEF dal 2019, quindi proviamo e partecipiamo costantemente a questi tipi di iniziative. Proviamo anche la cultura della sicurezza, prevenzione del rischio, sia con la protezione civile. Siamo impegnati e siamo comunque felici di prendere parte a tutte queste iniziative. Sì, un'iniziativa che abbiamo recepito veramente con grande entusiasmo, perché è un momento particolare, il momento delle feste natalizie che si sta per avvicinare, quindi sentire il calore, l'atmosfera diciamo anche di festa, anche per i bambini che sono ricoverati e che purtroppo in questo momento magari ancora avranno diverse giornate di degenza per diverse patologie, rappresenta un momento di allegria. E poi per noi è anche un aspetto peculiare di questo gruppo di volontari che costantemente lavorano per diciamo la salvaguardia dell'ambiente, per intervenire in tutte le situazioni di emergenza che possono riguardare noi cittadini, quindi vederli oggi impegnati in un'atmosfera veramente di solidarietà, di allegria, di disponibilità nei riguardi dei bambini, e anche trasformarsi un po' con un aspetto diciamo goliardico, no? Direi anche, come diceva lei, proprio di gioventù, ha rappresentato una nota di speranza e di voglia di ritornare a casa anche da parte dei nostri piccoli pazienti. Passare sotto, prendi.